Benvenuti su Gossip Globe. Nel video di oggi vi parleremo delle ultime drammatiche notizie riguardanti la madre dei piccoli Ciccio e Tore. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. La famiglia di Ciccio e Tore ha presentato nuove prove alla procura di Bari per ottenere giustizia per la morte dei due fratellini. Tra queste prove c'è un farmaco ansiolitico trovato vicino al luogo del ritrovamento dei corpi, che potrebbe essere rilevante per le indagini. Gli investigatori ritengono che i fratellini siano caduti intorno alle 18:30 del 5 luglio 2006, ma testimoni affermano di averli visti vivi alle 20, creando discrepanze. Rosa Carlucci, madre dei bambini, spera che il procuratore faccia finalmente luce sul caso, rivelando le nuove prove che coinvolgono nomi importanti. L'avvocato della famiglia sottolinea che il farmaco trovato è usato da una persona vicina ai bambini, indicando una pista investigativa rilevante. La famiglia ha raccolto molti elementi che potrebbero portare alla chiusura del caso e alla giustizia per Ciccio e Tore. La signora Carlucci ha anche notato che uno dei suoi figli avrebbe potuto salvarsi se qualcuno avesse chiamato i soccorsi immediatamente. E tu, cosa pensi di questo tragico accadimento? Faccelo sapere nei commenti. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.